Sono Andrea Pellegrini, siamo a Torino, l'associazione Cuochi, questa è la nostra scuola e oggi vi presentiamo un po' delle nostre ricette. Oggi prepariamo un'insalatina di peto d'anatra con melograna e aceto di lampone. E per questa ricetta abbiamo bisogno del peto d'anatra, delle carote, dei lamponi, dell'uvetta, sale e pepe, olio extravergine, melograna, dell'erbetta, dell'insalatina mista e del pan carré tagliato e tostato. Ok, iniziamo tagliando a julienne le carote. Incidiamo il petto d'anatra dalla parte della pelle, facendo delle incisioni profonde. Iniziamo a preparare l'insalatina. Ancora così, perfetto. La melograna. Qualche lampone. E le carote. Adesso andiamo a cuocere il peto d'anatra. A questo punto passiamo a sigillare la carne in una padella già calda. Aggiungiamo dell'olio, il nostro peto d'anatra dalla parte della pelle, dopo qualche minuto lo giriamo, saliamo, pepiamo e andremo a finire la cottura in forno. Andrà in forno a 180 gradi per una quindicina di minuti. La nostra anatra è cotta, verifichiamo col termometro che al centro abbia una temperatura dei 55-56 e iniziamo a preparare la nostra vinaigrette con l'aceto di lamponi, del sale e del pepe e dell'olio extravergine. Ok. Facciamo sciogliere il sale nell'aceto e poi emulsioniamo
con dell'olio. Adagiamo i nostri pezzi di anatra sopra la nostra insalatina, condiamo con l'emulsione appena preparata e finiamo il nostro piatto con dei crostini di pane e dell'uvetta precedentemente ammollata nell'acqua tiepida.